Pietro Pessolano, sindaco di Auletta, sale sul palco poco dopo le 20 di ieri sera per i saluti istituzionali, prende il microfono in mano e comincia a parlare della recente esperienza di Auletta dei migranti arrivati senza preavviso, del consiglio comunale davanti alla struttura, dello SPRAR mancato, pochi secondi di discorso e sotto il palco arriva Enzo Faenza, già consigliere comunale proprio di Pertosa e soprattutto, in questa fase storica, responsabile della cooperativa Namastè che si occupa dell'accoglienza dei migranti nella struttura di Lontrano. La struttura, un ex agriturismo, al centro di una vera e propria battaglia portata avanti proprio dal primo cittadino di Auletta e dalla sua maggioranza. E mentre Pessolano ribadisce i concetti già affermati come noi non siamo razzisti e non facciamo una questione di numeri ma vogliamo che le cose si facciano come si devono, Faenza prima alza il braccio destro con un pugno chiuso, poi dà le spalle a Pessolano e mette la faccia tra le mani e infine chiama alcuni dei migranti ospiti della struttura per posizionarsi davanti al palco. A questo punto, mentre Pessolano imperterrito continua il suo discorso, tocca a Don Pasquale, prete della chiesa di Pertosa, intervenire chiedendo, con estrema gentilezza, di evitare quella scena. Faenza e i migranti a questo punto si allontanano e il sindaco termina il discorso ribadendo anche il concetto che faremo, dice, tutti i controlli del caso per capire se c'è qualcosa di losco dietro, il tutto davanti a una platea importante, ovvero alla presenza tra gli altri del vescovo Antonio De Luca, del dirigente del piano sociale di zona Antonio Florio e di numerosi sindaci del territorio. Un duello quasi da film di Sergio Leone nella piazza principale del paese, figlio di una tensione tra istituzioni, cooperativa e anche imprenditori e interessi privati che proprio bene non fa al territorio valdianese.